Ragazzi, qui Venom e per il video di oggi ho deciso di creare l'All-Star Team di tutte le squadre di Serie B ed inserire questa squadra, questa super squadra, nella nostra Serie A per vedere come si riuscirà a posizionare in classifica. Andiamo dentro col video e vediamo la squadra. Allora ragazzi, io ho già creato la squadra, ho già creato l'All-Star Team, ma prima di farvela vedere schierata vi faccio un po' vedere quali sono i giocatori che sono stati scelti. Ovviamente come squadra cavia dove mettere tutti i giocatori abbiamo preso il solito Harrogate Town e ora ve li faccio vedere per ruolo. Ho preso i migliori giocatori per ogni ruolo di tutte le squadre di Serie B. Partiamo dai portieri e i quattro portieri scelti sono Buffon, Gomis, Paleari e Pigliaccelli. Ma ovviamente il titolare sarà sempre e solo lui, Super Gigi, Buffon. Per la difesa invece abbiamo tanti nomi interessanti: Beruatto, Criscito, FT, Lever, Letizia, Haps, Botteghin, Dickman, Barba, Ajapong, Mateiu, Zampano, Ansaldi e Glick, ma solo 4 di loro sono stati scelti come titolari. Tra poco ve li faccio vedere. Anche a centrocampo abbiamo tantissimi giocatori in rosa, ve ne leggo solo alcuni: il Mudo Vasquez, Nainggolan, Aramu, Nandez, Gudmundsson, Strootman, che ritorno, Cesc Fabregas che sarà il nostro capitano, Mauro Zárate, mamma mia, Mancosu, Frendrup, Jajalo, Zanimacca e Mihaila. E ora il pezzo forte della squadra, l'attacco. I giocatori in rosa per il reparto offensivo sono solo loro, una sola pagina: Coda, Antenucci, Lapadula, Jonsen, Pojampalo, Roberto Insigne, che ovviamente è il fratello di Lorenzo, Amato Ciciretti, che ha giocato tante partite in Serie A, Pavoletti, Cutrone, anche lui vecchia conoscenza della Serie A, e Farias. Ora però vi faccio vedere quali sono gli 11 che ho scelto come titolari per questa Serie A. E loro sono gli 11 titolari scelti per questa stagione. Loro sono i giocatori dell'All-Star di Serie B. Buffon in porta, difesa a 4, Beruatto, ex Juve, Criscito e Glick in difesa, FT a destra. Con Criscito e Glick che tra l'altro hanno giocato tantissime partite in Serie A. Centrocampo, tanta esperienza: Strootman al mediano, mezzale, Nainggolan e Cesc Fabregas, che incredibilmente gioca al Como. Vabbè, io quando l'ho scoperto sono rimasto tipo scioccato. E il Mudo Vasquez, ex Palermo, sulla tre quarti e davanti Pavoletti e Lapadula, anche loro due vecchie conoscenze della Serie A. Quindi la squadra è questa, i giocatori conoscono benissimo il campionato di Serie A, quindi non ci resta che adesso inserire la Rogate Town all'interno della Serie A e andarci a simulare una stagione per vedere dove può arrivare l'All-Star Team di Serie B nella Serie A. Ora vado a inserirlo ragazzi, così ci facciamo anche un'idea a livello di stelline in che posizione ce lo mette il gioco e poi andiamo a simulare la stagione. Prima però ragazzi dovete farmi un super piacere, ovvero intanto mettere mi piace, ma quello sempre, e poi una cosa che non fate mai, ovvero cliccate il tasto iscrizione, perché ieri mentre ero in treno che tornavo da Milano stavo guardando le mie statistiche del canale e ho visto che il 70,2% di chi guarda i miei video non è iscritto, cioè follia raga. Pensate se tutto questo 70% aveste cliccato il tasto iscrizione, adesso saremmo tipo 200.000 iscritti, quindi raga a voi costa niente, a me aiuta tantissimo. Selezionata la Serie A, è il momento di togliere una squadra e ovviamente per renderci la sfida ancora più difficile toglieremo la squadra che ha meno stelle di tutti, quella con l'overall più basso, che in questo caso è la Cremonese con 71, 71 e 72 di statistiche. Bene, inseriamo il nostro Harrogate Town che chiameremo All Star Team di Serie B e vediamo un po' almeno a livello di overall com'è messo. Ordiniamo per overall dalle più forti alle più scarse. Beh, manco male, non è all'ultimo posto, 15° posto per la Rogate Town. Noi però puntiamo a qualcosa di più, quindi selezioniamolo e andiamo dentro con la stagione. In questo momento ragazzi commentate qua sotto scrivendomi la posizione esatta che raggiungerà secondo voi la Rogate Town in questo campionato, anzi l'All-Star Team di Serie B in questo campionato. Io mi sbilancio, non dico una posizione esatta, ma dico parte sinistra della classifica. Quello sarà l'obiettivo, vediamo. Allora, verifichiamo solo che la formazione sia stata salvata. Sì, questa è la formazione, però devo andare a mettere capitano Fabregas, per forza. E devo anche impostare chi batterà i calci di punizione, i rigori, perché potrebbero essere importanti. Allora, capitano, ma capitano c'è Buffon. No, allora facciamo così, lasciamo capitano Buffon, che ha 45 anni, quindi merita di essere il capitano di questa squadra. Un giocatore come Gigi che è andato in Serie B pur di giocare. E a Fabregas invece diamo i calci di rigore. Quindi calci di rigore a Fabregas, punizioni a Fabregas entrambe. E calci d'angoli li diamo a chi li diamo i calci d'angoli? Ma sì, ma diamo tutto a Fabregas. Dai tutto a Fabregas. Perfetto. Quindi abbiamo impostato tutto quanto, abbiamo impostato il capitano, andiamo dentro con la stagione. Prima partita contro chi è? Si parte subito con una partita sulla carta facile. Queste partite contro le squadre di bassa classifica ci potrebbero già far capire un po' dove possiamo arrivare in campionato. Vediamo, abbiamo una rosa molto molto golosa, abbiamo anche delle riserve pronte a entrare. Dai,
contro la Salernitana. 3-2 subito. Il ninja Nainggolan. Pavoletti, Pavoletti, let's go. Ed è entrato pure Cheryshev. Che super sub abbiamo? Raga, abbiamo una rosa secondo me molto più completa di molte squadre in questa Serie A. Quindi GG. Anche perché abbiamo tipo 40 giocatori in squadra. Fatemi vedere. Abbiamo loro 11, tutti sostituiti. Guardate in tribuna quanti ne abbiamo. Raga, rotazioni, rotazioni. Noi siamo l'All-Star Team, non siamo una squadra normale. Seconda partita contro l'Atalanta. Ecco, già questa potrebbe essere un po' più complicata. Vediamo, incrociamo le dita. No, 1-0, che peccato. Però 1-0 con l'Atalanta. Poi è entrato pure Zarate, quindi al bacio. Mamma mia, Mauro Zarate, ragazzi, che ricordi. 10 anni fa più o meno era, giocava alla Lazio. Che ricordi, ma che 10 anni fa? 15 anni fa, vabbè, Mauro Zarate. E subito contro il Napoli adesso. Si va a fare una delle partite più difficili del campionato. Forse contro la squadra più forte di questa Serie A. Ma noi vogliamo portare a casa i punti. Ah, 2-1. Osimhen e Olivera, non basta il gol di Busquets, peccato. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvelo ragazzi, alla 10ª giornata, a metà campionato, alla 30ª giornata e a fine campionato ovviamente ci saranno dei recap della classifica marcatori e alla fine anche della nostra squadra per vedere un po' le statistiche, chi ha fatto più gol, chi ha fatto più assist, chi ha avuto la media voto più alta, eccetera. Ora però andiamo contro l'Empoli, dobbiamo vincere, mamma mia che male ragazzi, che male, eravamo partiti tanto bene con una vittoria e poi 3 sconfitte di fila. Ah, contro il Sassuolo riusciamo a vincere. Dai, noi siamo tutti freschi. Abbiamo fatto forse qualche cambio e vinciamo. Cheryshev, Busquets e Busquets ancora, doppietta del Mudo. Contro l'altro il mister che fa sempre entrare Cheryshev al posto di Fabregas. Mi piace come cambio, mi piace. Anche perché Fabregas c'ha una certa età, quindi ci sta che non riesco a giocare tutta la partita. Ecco, ora la 6ª giornata incontriamo il Milan. Contro l'altro Fabregas che c'ha la stamina che sta andando giù. Miracolo, 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 non miracolo. Però segna la Padula, segna l'ex del Milan. Vabbè, Florenzi è De Ketelaere. Abbiamo fatto segnare De Ketelaere il suo primo gol col Milan. Vabbè, tra l'altro non ho scelto il nostro stadio di casa. Allora, il nostro stadio di casa sarà il San Nicola di Bari. Sì, sarà il San Nicola di Bari. Dopo il Milan becchiamo l'Inter. Sì, però dai, possiamo vincere. Non possiamo vincere, di nuovo 3-2. Segna ancora la Padula e finalmente segna il ninja. Altro gol dell'ex, questa volta di Nainggolan. Ma continuiamo solo a fare gol dell'ex. Vabbè che tutti questi giocatori dello Star Team hanno giocato in Serie A, o almeno quasi tutti. Però solo gol dell'ex, raga, dobbiamo anche fare punti. Questo risultato mi piace. La Padula ancora e Cheryshev 2-1. Terza vittoria in campionato. Manco male, manco male ragazzi. Giustamente poi becchiamo la Juve, ma la Juve quest'anno non è in forma, quindi potrebbe perdere. No, niente, con le big perdiamo sempre. Danilo, Ken, abbiamo fatto fare doppietta a Ken, vabbè. Ultima partita, la 10ª, poi facciamo un po' il punto della situazione in classifica, classifica marcatori, eccetera. Siamo contro il Verona che è all'ultimo posto con 2 punti. Dai, per la 4ª vittoria non sarebbe manco male 12 punti. 2-0, Criscito e la Padula. Regà, sembra quasi la realtà. Perdiamo con le big e vinciamo con le squadre di bassa classifica. Ci sta, non mi sembra di essere su FIFA. Quindi andiamo un po' a fare il punto della situazione. La 10ª giornata, classifica a 13esimo posto. Io ho detto parte sinistra della classifica come obiettivo. Siamo a meno 3 dalla parte sinistra, che sarebbe il posto, ma in realtà le squadre sono tutte lì, raga, sono tutte lì ed è un campionato molto ambiguo perché il Bologna è al 5º posto, il Monza all'8º, quindi può succedere davvero, davvero di tutto. La zona retrocessione per ora è a 5 punti, noi siamo a 12, quindi stiamo tranquilli, stiamo tranquilli, stiamo tranquilli. Andiamo dentro con l'11ª, per la classifica marcatori, raga, ve la faccio vedere a metà campionato, dai, ora giochiamo fino alla 19ª, fino a metà campionato, contro il Monza, mamma mia. Mamma mia, ma si può mai perdere col Monza 3-0 e far fare tripletta a Petagna? Però poi la giornata dopo vinciamo 2-1 con la Fiorentina e mi va benissimo, anche perché ha segnato finalmente il suo primo gol in Italia, Cesc Fabregas. Con la Samp dobbiamo vincere, per forza, con la Samp dobbiamo vincere. 2-0, 2-0, Lammers, Lammers, no! Tutte le squadre vogliono rimandarci in Serie B, ragazzi. Non gli va bene che abbiamo creato un All-Star Team e l'abbiamo portato in Serie A. Non ci vogliono far sentire integrati nella Serie A. Vediamo se il Bologna invece ha un'altra opinione. 2-2. La Padula e chi è che ha segnato? Non lo so. Ah, Pavoletti. Vabbè, primo pareggio stagionale. Dopo 15 partite, un pareggio. Vabbè, ci può stare, dai. Non avevamo mai pareggiato e ne abbiamo fatti 2 di fila. Adesso contro il Lecce. Preferivo una vittoria e 2 sconfitte, però... Vabbè, 2 pareggi di fila. 17ª giornata, siamo contro il Torino. Il Torino è una di quelle squadre da battere e fare i 3 punti. Ma 3º pareggio di fila. Ma com'è possibile? Non avevamo mai pareggiato. Ne abbiamo fatti 3 di fila. Abbiamo preso la pareggite. La pareggite, sono diventato Mister X. Ecco, mi sa che Mister X adesso fa una bella sconfitta, perché siamo contro la Roma di Paolo Dybala, 4-1. Mamma mia, ma contro le grandi prendiamo delle imbarcate incredibili. Vabbè, ci può stare, ci può stare. 19ª giornata, la giornata che sancisce la metà del campionato, la fine del girone di andata. Chiudiamo bene, non con una sconfitta,
3-2, sempre 3-2, perdiamo sempre 3-2. Pavoletti, Nainggolan, mamma mia. Vabbè, siamo a metà campionato, andiamo un po' a vedere come siamo in classifica e qual è la classifica marcatori e classifica assist. Allora, classifica, peggio di prima, siamo scesi al 15° posto. Meno male che la zona retrocessione è a meno 9 punti, quindi va bene. Però il 10° posto quanto dista? Dista 12 punti. La vedo dura, la vedo veramente dura. Per curiosità, chi sta vincendo il campionato? La Juve, ok. Si è un po' messo a posto il campionato col Bologna che sta scendendo, il Monza che è sceso e purtroppo anche noi siamo scesi. Vabbè, classifica marcatori, ovviamente nessuno dei nostri, ma non c'era il dubbio. Il nostro migliore è la Padula con 8 gol in 19 partite. Ti dirò, manco male. Classifica assist invece non c'è nessuno dei nostri. C'è Cheryshev con 3 assist in 19 partite. Quanti gol ha preso Buffon fin qui? Mamma mia, Buffon ha preso 38 gol in 19 partite. Abbiamo una media di 2 gol subiti a partita. Buffon, sveglia. Dai, andiamo dentro fino alla 30esima. Contro Fiorentina. Forse l'andata abbiamo vinto con la Fiorentina. 2-1 mi sembra. Vediamo se anche al ritorno vinciamo. 1-1. Ma ti dirò, 4 punti in 2 partite con la Fiorentina, oro colato. Ecco, parlavamo del Monza, la squadra al 10° posto, la squadra a cui vogliamo rubare il posto. La vedo dura, ma si potrebbe iniziare con una vittoria. 4-1! Pavoletti e il Mudo Vasquez, la Padula, Pavoletti, la corsa al 10° posto inizia da qui, inizia da questa vittoria. 4-1 col Monza, dai. Dopo la vittoria col Monza incontriamo la Samp, vogliamo la nostra seconda vittoria di fila in campionato. Per la prima volta la seconda vittoria di fila. Vogliamo fare 6 punti in 2 partite, 2-1, la Padula, Pavoletti, ci siamo, iniziamo il girone di ritorno nel migliore dei modi, un pareggio e 2 vittorie, mamma mia, e ora si va contro la Lazio, ecco, contro la Lazio posso accettare una sconfitta, non umiliante, umiliante, immobile, Sergei e Pedro, stavamo facendo così, incontriamo la Lazio e facciamo così, ma le partite da vincere non sono quelle con la Lazio, non sono quelle con le big, dobbiamo vincere queste però, contro l'Udinese all'11° posto, 2-0, regà, ma l'All-Star Team di Serie B sta volando letteralmente. Cioè abbiamo fatto 3, 6, 9, 10 punti in 5 partite. Abbiamo una media da scudetto fin qui. Cioè nel girone di ritorno, perché siamo al 15° posto ancora. E ora incontriamo l'Empoli, squadra all'ultimo posto in classifica. Non poteva capitare in un momento migliore. Vediamo, 3, 2, 1 2-1, un'altra vittoria. Pavoletti e amato Ciciretti. E poi la giornata dopo purtroppo incontriamo il Napoli. Cioè noi andiamo tutto bene, poi incontriamo le big, e contro le big sapete cosa succede? Wow! Andiamo giù, qua più o meno, cioè 2-1, però purtroppo andiamo giù. Vabbè, ma ci sta, con la Lazio ci sta a perdere, con Napoli ci sta a perdere, siamo una squadra da Serie B purtroppo, lo sappiamo, anzi, siamo formata solo da giocatori di Serie B. Ora però siamo contro lo Spezia, e con lo Spezia una sola parola, i 3 punti. All-Star Team di Serie B contro lo Spezia, tra l'altro siamo senza Nainggolan, vediamo chi entrerà al suo posto, 1-1, va bene. 1-1 va bene, anche se dobbiamo vincere queste partite, va bene, l'importante era non perdere. Ecco, va bene, ora siamo contro l'Inter. Primo posto in classifica per l'Inter. Guarda, se vinciamo è proprio una sbancata incredibile. Ma 2-1, non li stiamo neanche perdendo male i big match. Vabbè, male qua, male sta sconfitta. Cioè, ci sta, però male che abbiamo fatto 0 punti. Ultime 2 partite, prima del recap della 30esima, la prima è con l'Hellas, l'altra non voglio sapere con chi è. 2-1, Pavoletti, doppietta di Pavoloso, let's go. E ora, 30esima giornata, vediamo contro chi siamo, speriamo una facile per chiudere in bellezza prima del recap. Contro la Juve, che adesso è al primo posto, prima l'Inter che era al primo posto, adesso la Juve. Vabbè, io simulo e non voglio sperarci neanche, infatti, 4-1, chi ha segnato? Pavoletti, vabbè, una gioia. Quindi, 30esima giornata, facciamo il punto della situazione. Quando mancano solamente 8 partite alla fine di questa serie. Allora, classifica. Ma com'è ancora 14° posto? Ah, ok, 14° posto, ma ci siamo avvicinati tantissimo alle altre. Prima eravamo a meno 12 dal 10° posto, adesso siamo a meno 4, raga. È un obiettivo che si può raggiungere. Secondo me abbiamo fatto più punti in queste 10 partite che nelle prime 19, perché siamo a 35 punti. Voglio andare poi a verificare a quanti punti eravamo a metà campionato. Però, secondo me, GG, allora All-Star Team di Serie B, che si sta davvero riprendendo e sta facendo la seconda parte di campionato incredibile. Quindi l'obiettivo resta il 10° posto, crediamoci. Chi è primo adesso? La Juve, ovviamente. Sì, ci ha battuto, quindi la Juve. Classifica marcatori, vediamo se è spuntato il nostro Pavoletti. Oh! Pavoletti comunque 15 gol in 30 partite, Lukaku irraggiungibile, però GG a Pavoletti. Vediamo in classifica assist chi abbiamo. Vasquez con 6 assist in 30 partite, pochi. Vediamo se Buffon ha migliorato la sua media. No, non ha migliorato la sua media. Cioè sì, l'ha migliorata perché prima erano 2 gol a partita, adesso sono tipo 1,8. 56 gol subiti in 30 partite, troppo.
vabbè, andiamo dentro con le ultime partite. 31esima contro l'Atalanta. Ecco. L'Atalanta non mi piace. Juve-Atalanta di fila. 1-1, va bene. 1-1, va benissimo. Dai, 32esima. Contro chi è la 32esima? E la 32esima è contro la Salernitana. Bene, la Salernitana bene, che tra l'altro ha pari punti con noi. Quindi fondamentale vincere. All-Star Team di Serie B contro la Salernitana. 2-2. Ce lo facciamo andare bene. Ce lo facciamo andare bene, dai. Due pareggi di fila, due punti importanti. E ora contro la Roma, ecco. Contro la Roma potremmo avere qualche problemino. Però magari una vittoria con una big. Va bene, altro 2-2 contro l'altro Zárate, ex storico della Lazio, che sbaglia il rigore vittoria all'88esimo. Non ci credo. Stavamo vincendo 2-1. Zaniolo, che non gioca più alla Roma, l'ha pareggiata a 5 dalla fine. Poi Zárate sbaglia il rigore vittoria. Incredibile. Però ha segnato Dybala, quindi va bene così. Dai, tre pareggi di fila, Interessante. Quindi siamo alla 34esima giornata. Come siamo in classifica? Ci siamo avvicinati al decimo posto. Noi siamo a 38 punti, il Torino che è all'undicesimo posto ne ha 40. Quindi un'altra partita da vincere. O vinciamo questa o è finito il sogno. Torino contro All-Star Team di Serie B. Dai che stiamo andando bene. 1-1 di nuovo, 1-1 di nuovo, non ci credo. 4 pareggi di fila, niente. Abbiamo ufficialmente contratto la pareggita. Ora siamo contro il Lecce. E fatemi vedere la classifica, mancano 4 partite alla fine, sono tutte lì, raga. Con una vittoria, potenzialmente, balziamo al decimo posto. Con una sconfitta, invece, è un disastro. Ma noi dobbiamo vincere. Contro il Lecce dobbiamo per forza vincere. Dai, l'All-Star Team di Serie B vince. L'All-Star Team di Serie B vince 2-1, la Padula. Dai. Let's go. Hanno vinto anche le altre, ma siamo lì, siamo a meno 1. Tra l'altro con la Salernitana che ha una partita in più, quindi siamo a pari punti praticamente col Monza che è all'undicesimo posto. Dai. Ce la possiamo fare. Ora però andiamo contro il Bologna che è all'ottavo posto. Sarà difficile fare punti qua, un pareggio andrebbe benissimo. Anche senza il Mudo Vasquez. Giocherà Ciciretti, 2-0. Cricito a Ramu, 2-0. Let's go, che finale di campionato. Ecco, poi quando abbiamo raggiunto il decimo posto, perché guardate qua, siamo al decimo posto, incontriamo il Milan a 2 giornate dalla fine. Ora, io credo nei miracoli, quindi un pareggino qua in casa al San Nicola di Bari mi farebbe contento. Vediamo. No, niente, tutte 2-1 le perdiamo con le big, tutte 2-1. E quindi mi state dicendo che ci giochiamo il decimo posto, la parte sinistra della classifica, l'ultima giornata contro il Sassuolo? Ok, siamo qui per scrivere la storia, per portare nella parte sinistra della Serie A l'All-Star Team di Serie B. Quindi guardiamo ancora una volta la classifica. Mamma mia, la Salernitana che è al decimo posto ha un punto in più di noi. Potrebbe non bastare la nostra vittoria, ma noi, crediamoci. Contro chi è la Salernitana, tra l'altro? Salernitana contro Napoli. Ok, quindi in teoria perde la Salernitana. Dai, dobbiamo solo vincere noi. Sapete che vi dico, raga? Visto che questa è l'ultima partita, io questa, visto che è decisiva, me la simulo così. Ce la vediamo insieme, dai. Attenzione, subito noi, mamma mia, ma si è paralizzata la difesa del Sassuolo. E va bene così, la Padula, 1-0. No, 1-1, Buffon non ne prende una. Ma raga, ma Buffon ha preso tipo 70 gol. Ma com'è possibile, GG. No, un altro gol, Berardi. Doppietta da Berardi. Vabbè. Che poi potrebbe bastare anche un pareggio, perché andremo a pari punti con la Salernitana, che in teoria perde col Napoli, quindi Però noi vogliamo vincere, intanto dobbiamo riacciuffarla così! Così, il Mudo Basket! Dai, 2-2. No, difendiamo. Palo, traversa, va bene, uguale, va bene lo stesso. Vai, è il tuo momento, non so chi sei, ma è il tuo momento, sì! Fabregas, proprio lui rischia di decidere il nostro campionato. Let's go, il giocatore internazionale di questa squadra, Cesc Fabregas. Ora dobbiamo solo difendere. In porta abbiamo l'ex miglior portiere del mondo. Dai, adesso dovresti fare qualche bella parata. No, 3-3. A Rowi, non ci credo. 3-3. Dobbiamo vedere com'è finita l'altra. Intanto non prendiamo un gol, perché se prendiamo un gol non ce la possiamo aver fatta fuori. Mamma mia, rinvia Buffon, fischiate solo la fine di sta partita. Ok, finita, 3-3. Vi dirò, un buon risultato in conclusione di campionato, perché 3-3 col Sassuolo, fuori casa, tanta roba, ha segnato anche Fabregas. Vediamo come è finita in campionato. La Salernitana ha vinto col Napoli, ci siamo tanto preoccupati di vincere sta partita, non sarebbe servito a niente. Vabbè, classifica finale, 11esimo posto, che peccato.
Che peccato, io avevo pronosticato il 10° posto, magari qualcuno di voi nei commenti ha indovinato. 11° posto, 57 gol fatti, 68 subiti. Abbiamo un po' migliorato nelle ultime giornate, però troppi gol subiti. E vabbè, ci può stare, ragazzi, ci può stare. Napoli al 7° posto, Juve che vince lo scudetto. Allora, ordiniamo per gol. Pavoletti il nostro miglior marcatore con 16 gol e la Padula ne ha fatti 15. Beh, come coppia d'attacco manco male. Vasquez 8 gol e 7 assist da trequartista. Nainggolan 4 gol e 5 assist. FT 3 gol da terzino e Fabregas 3 gol e 3 assist alla veneranda età di non so quanti anni, ma ne ha molti. Nainggolan tra l'altro 7 ammonizioni, ok, molto reale FIFA. Vediamo chi è stato il migliore della squadra. Vabbè, Aramu 9.0 di voto, ma aveva giocato una partita. Idem Nandez, quindi il migliore tra i titolari, tra quelli che hanno giocato di più, è stato Pavoletti con 6.9 di voto, al pari di Lapadula, anche lui 6.9, quindi i due nostri attaccanti, i migliori della squadra. Ci sta. Detto ciò, ragazzi, con in sottofondo la classifica di questa Serie A con l'All-Star Team di Serie B al suo interno, io spero che vi sia piaciuto questo video. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace e un'iscrizione qua sotto. Davvero è tutto e noi ci vediamo domani o forse lunedì con un prossimo video. Bella! Anzi, ci vediamo stasera in live qua su YouTube. Ciao!